Ragazze, in questo video voglio mostrarvi la nuova palette di Urban Decay, che è la Ultra Violet. Sapete che ultimamente mi sono fissata tantissimo con tutte le colorazioni sul viola, quindi non potevo non acquistare questa palette. L'ho presa nel sito di Sephora perché c'era un leggero sconto su tutti i prodotti di Urban Decay, e infatti se non sbaglio c'era il 25%, quindi ne ho approfittato anche perché era appena uscita, quindi sono impazzita. Per di più, se spendevate, se non sbaglio, 60 euro, una cosa del genere, vi davano tantissimi campioncini, nell'esattezza 11 campioncini di best seller di vari brand che potete acquistare da Sephora. Quindi ne ho approfittato perché mi hanno regalato dei rossettini, mi hanno regalato dei mascara, quindi mi è convenuto. Vi mostro prima la palette e poi tutti questi campioncini che mi hanno regalato, perché comunque sono dei brand high cost, li proverò perché, come sapete, se provo sempre dei campioncini oppure qualche prodotto anche in mini size che mi piace, poi acquisto sempre anche la full size. Comunque trovate l'elenco dei prodotti con i prezzi giù nell'info box, vi metto anche il link di questi prodotti che trovate in full size. E niente, iniziamo! Non potevo non prendere un'altra naked. Diciamo che io non ho acquistato subito le naked. La prima naked a cui mi sono avvicinata era la Naked Track, quella sui toni del rosa. Sapete che io amo tantissimo i toni del rosa. Quindi quando ho visto che mi trovo bene con quella palette, ne ho acquistato anche altre. Ho acquistato la Naked Reloaded, ho acquistato quella Honey, ho acquistato la Naked Cherry. Praticamente da quella le ho prese tutte e mi sono sempre trovata bene. Piacendomi queste colorazioni, ne ho approfittato. Secondo me, anche se di solito utilizzo delle colorazioni un po' più sul rossiccio, un po' più sul rosato, e le vedo più adatte secondo me al mio colore di occhi che è sul verde, ho provato anche il viola, che è comunque uno dei miei colori preferiti, e ultimamente mi sono fissata anche con quello, quindi ne ho approfittato subito. Sicuramente questa è una palette che utilizzerò più a fine estate, inizio autunno. Non so perché, ma mi sembra che queste colorazioni sono più adatte a quel periodo, però vedremo, sicuramente la proverò. Questa costa, se non sbaglio, 50 euro a prezzo intero. Avete anche il pennellino. All'interno ci sono 12 ombretti, ognuno da 0,95 grammi. Comunque, bellissimo il packaging così tutto sul viola. Molto molto femminile secondo me. Qua vedete subito le colorazioni che ci sono, come tutte le Naked. Questa è come appunto la Naked Cherry, la Naked Heat, quindi è in plastica. La Naked Smoky non è come la Reloaded, che era più morbida. Anche all'interno comunque il packaging è tutto così sul viola, sicuramente lo terrò. È fatta tutta così, davvero davvero carina. Carinissima secondo me anche per fare un regalo. All'interno avete uno specchietto. Il pennello è fatto così, quindi c'è una parte un po' più piccola, più rigida, che secondo me può essere utilizzata sia per fare l'interno dell'occhio, ma anche per qualcosa di un po' preciso. Mentre questo è il classico pennello che serve per sfumare, che di solito utilizzo proprio nella piega. Questi qua li utilizzo sempre con le palette, sicuramente non mi basta un pennello per gli occhi, però li utilizzo sempre. Anche quello della Naked 3 mi è sempre piaciuto, quindi non ho problemi, li utilizzo pur avendo tantissimi pennelli, però quando ce ne sono nella palette li utilizzo sempre. Poi dopo averlo utilizzato lo lavo, non lo rimetto utilizzato all'interno della palette. Anche se in generale è all'interno della palette, al contrario di tutti gli altri pennelli che ce l'ho comunque all'interno dei contenitori. Però questo lo pulisco una volta che l'ho lavato ed è asciutto, poi lo rimetto nella palette tranquillamente. Le colorazioni sono queste, quindi abbiamo una parte un po' più sul, non dico il pescato, ma un po' più sul rosato. Poi c'è questo colore molto molto particolare che smorza tantissimo il tono, secondo me davvero carino. E poi c'è questa parte così sul viola. Questo non è un nero, ma è praticamente come se fosse un prugna, che è molto molto viola all'interno. È il colore più scuro. Sono contenta che non sia un nero, perché sapete che io il nero non lo utilizzo tantissimo. La prima metà della palette è questa qui. Diciamo che quello che mi ha lasciato un po' così è questo qua, che mi aspettavo che avesse una base un po' più persistente. È la colorazione secondo me che dà più sul rossiccio. Questo è quello più chiaro che utilizzerei sotto l'arcato pure per uniformare la palpebra. Poi c'è un pescatino che è un po' di arancione all'interno. Carino questo, che è un colore che da sul marroncino, proprio per la piega. E poi belli anche questi due. Naturalmente quello che mi piace di più è questo qui, che è un colore un po' duochrome. Non so se notate le mille sfaccettature che si vedono. Anche questo lo utilizzerei sopra altri ombretti perché non ha una vera e propria base. Questo, ma soprattutto questi due, hanno bisogno di una base. Questo è un po' più persistente, però mi aspettavo che fosse un po' più sgargiante. L'unica cosa è che gli ombretti opachi sono un po' più polverosi. In questo caso sono praticamente questo pescato, questo chiaro e poi questo marroncino. Gli altri sei sono questi. Sicuramente questi sono più pigmentati rispetto agli altri. Quello viola che vedete che dà sul prugna praticamente è un nero che sì, ha il viola all'interno, però ha una base molto molto scura.
Molto molto bello questo, secondo me questo è molto carino anche per fare degli smokey eyes, utilizzare questo al centro della palpebra e poi fare uno smokey eye sul viola molto molto scuro, bellissimo questo qua, molto molto bello questo. Bello anche questo che è quello più chiaro, non so se riuscite a notarlo. Diciamo che secondo me come pigmentazione ci siamo, soprattutto perché sono colori particolari, soprattutto perché alcuni viola sono difficili secondo me da essere così pigmentati, infatti anche questo appunto che è quello più chiaro si nota un po' meno, soprattutto perché quello è opaco. Sicuramente avrei preferito che questo avesse una base un po' meno nera, diciamo che dalla videocamera non si nota tantissimo, dal vivo noto ancora di più la base nera, però mi piacciono, sono abbastanza omogenei, sono pigmentati, sono contenta di averla presa. Invece tutti gli altri campioncini sono all'interno di questa scatoletta qua. Diciamo che adesso le scatole di Sephora secondo me sono più comode di prima perché erano carine, però comunque dovevate aprirle verso l'alto e quindi se le mettevate una sopra l'altra e volevate prendere quella che era di sotto non potevate aprirla, dovete spostare quelle che c'erano sopra. E infatti piano piano, man mano che sto facendo ordine da Sephora, me le sto facendo inviare, tanto sono gratuite. Sicuramente questa me l'hanno inviata loro, non l'ho richiesta, mentre gli altri prodotti che ho acquistato me l'hanno inviata. E diciamo che secondo me sono più comode perché avete qui questo laccetto che tirate e all'interno ci sono tutti i prodotti, quindi è comodissimo secondo me. Potete metterle anche una sopra l'altra e farle diventare dei cassettini. Degli unici prodotti che mi hanno inviato questi che sono The Patch per minimizzare i pori, 4 per le guance e 4 per la zona T, sono del brand Face D. Non so se li avete mai provati, non ho mai provato dei prodotti del genere. Ognuno si trova comunque all'interno di queste bustine, quindi si possono mettere tranquillamente in borsetta. In ognuno vedete se è dedicata alla zona T oppure alle guance. Poi mi hanno inviato questo che dovrebbe essere un bagnoschiuma shower gel, però in schiuma proprio. Infatti è questo applicatore qua, è del brand Rituals, che sapete che mi piace tantissimo, di cui ho acquistato anche il calendario dell'avvento l'anno scorso, che sto utilizzando tantissimi prodotti di questo brand, mi piace tantissimo, quindi sono contenta che c'era all'interno. Questo è addirittura da 50 ml di prodotto e considerate che appunto era gratuito. Dovrebbe essere col fiore di loto e il tè bianco all'interno, una profumazione molto molto delicata che secondo me può essere utilizzata in qualsiasi periodo dell'anno. Poi del brand Fresh mi hanno inviato questa maschera alla rosa da 15 ml di prodotto e un infuso con petali di rosa all'interno. Ha 12 mesi di PAO, di solito cestino sempre i packaging per quanto riguarda il beauty, ma anche dei campioncini, però in questo caso lo terrò perché mi piace tantissimo. Considerate che sulla scrivania ho un piattino a forma di cuore rosa perché sapete che la mia stanza è bianca e rosa con tutti questi campioncini perché ne avevo acquistato, o meglio, avevo fatto già un ordine qualche mese fa da Sephora, mi hanno dato altri 5-6 campioncini, quindi li ho tutti lì, ma non li sto utilizzando. Il packaging è fatto così, sono contenta che sia stato incluso tra questi prodottini, perché non ho mai provato nessun prodotto di questo brand e ne sto sentendo parlare tantissimo bene in tantissimi blog, ma anche su YouTube. E la maschera è di questo colore così scuro, ha sicuramente molta profumazione di rosa, però non mi dà fastidio, considerate che a me non piace tantissimo la profumazione della rosa, però questo sembra abbastanza delicato come profumazione, poi bisogna vedere sul viso. Dice di mantenerlo 5-10 minuti sul viso e che va benissimo per nutrire la pelle, quindi va benissimo proprio per il mio tipo di pelle. All'interno c'era anche un campioncino di un profumo, dovrebbe essere Alive di Hugo Boss. Non conosco questa profumazione e sicuro avrei preferito più prodotti beauty e makeup che non campioncini di profumo, anche perché io generalmente utilizzo più le acque profumate rispetto ai profumi, soprattutto ne ho tantissime. La profumazione è abbastanza buona, mi piace, carinissimo comunque come è fatto. All'interno ci sono 5 ml di prodotto e 36 mesi di PAO, quindi questo è un quantitativo generico dei campioncini di profumi. Poi all'interno c'erano due prodotti per le sopracciglia, uno è di Benefit, non ho tantissimi prodotti di Benefit. Avevo acquistato un kit anni fa con qualche prodottino, durante i saldi ho acquistato anche la Cheek Leaders, quella sui toni del rosa. Proverò questo prodotto che non ho mai provato. Questo è il Preciselys My Brow Pencil, fatto così. Ed è una matita per sopracciglia ultra fine, all'interno ci sono 0,026 grammi, quindi non è tantissimo. E la colorazione è la 3 Warm Light Brown, infatti spero che sia la mia colorazione. Comunque quando ho preso questi prodotti potevo vedere la colorazione, quindi anche quello è utile perché vedete se poi vi interessano, altrimenti se non dovete fare una spesa da Sephora non vi conviene prenderli. Il prodotto è fatto così, quindi ho questa matita così sul grigio.
Ed è di quelli ultra ultra fini, quindi carinissimo proprio per disegnare i buchini, quindi secondo me va benissimo per il mio tipo di sopracciglio perché comunque io ho le sopracciglia abbastanza folte e ridisegno solo qualche buchino. Comunque il prodotto all'interno è tutto questo, quindi non ce n'è tantissimo. Sicuramente vi aiuta tantissimo a ridisegnarlo, è molto molto fine, quindi facilissimo per ridisegnare proprio i peletti. Potete disegnare peletto per peletto. Comunque la colorazione secondo me va bene perché non è troppo chiara e poi di più è una colorazione calda. Sapete che di solito ho i capelli rossi, quando finirà l'estate rifarò i capelli rossi, quindi secondo me questa è la colorazione adatta perché è una tonalità abbastanza calda. Invece per definire l'arcata sopraccigliare del brand Zoeva c'era questo Brow Light Margaret, all'interno ci sono 2,8 grammi, anche questo non l'ho mai provato, comunque sono tutti i prodotti che io non ho mai provato, quindi sono contentissima di questo. Appunto la colorazione è questa qui, Margaret dovrebbe essere. Ha 24 mesi di PAO ed è made in Germany. Il prodotto è un classico matte tone, vedrò se effettivamente lo utilizzerò così oppure come un classico matte tone per ombretto, anche se è molto chiaro, quindi secondo me va benissimo proprio per definire l'arcata. È davvero molto molto bello, molto chiaro, è un rosa molto molto tenue che dà praticamente sul bianco. Poi c'è due campioncini di mascara. Uno è praticamente di Clinique, il Light Impact Mascara. Questo è made in Canada. E all'interno ci sono 3,5 ml di prodotto, quindi è abbastanza secondo me, perché considerate che un mascara va dai 9 ai 12 ml, ha 6 mesi di PAO come un classico mascara, non è in silicone, quindi mi lascia un po' così perché preferisco quelli che sono in silicone. Lo scovolino è abbastanza classico secondo me. Poi c'era un altro mascara che è il Tom Ford Extreme Badass Mascara, di cui ne ho sentito parlare molto bene. Questo è un mascara che dovrebbe volumizzare. Quindi sono contentissima perché io ho bisogno di volume e di incurvatura, perché ho le ciglia molto molto lunghe, che essendo così lunghe e pesanti a volte tendono verso il basso, quindi ho bisogno di un mascara che definisca bene e che appunto dia volume. In questo caso ci sono ben 8 ml di prodotto, quindi è quasi un prodotto in size normale. È made in Italy, ha 6 mesi di PAO ed è un mascara nero. Molto carino il packaging, così tutto grigio argento, lo terrò senz'altro. Non ho mai acquistato un prodotto di Tom Ford. Il prodotto è fatto così, almeno il packaging esterno. Vediamo com'è lo scovolino. Questo invece è in silicone, la formula è molto molto più densa rispetto a quello precedente. Ha tantissimi dentini, vediamo come mi trovo. Di solito mi piacciono questi mascara fatti in silicone e che hanno tantissimi dentini. Vediamo come mi distribuirà più le ciglia. Per il viso poi di Becca c'era questo illuminante liquido, si chiamano Ignite, non so se si legga così, la colorazione è Passion, all'interno ci sono 5 ml di prodotto, questo è sempre Made in Italy, sapete che non ho tantissimo gli illuminanti liquidi, però questo è un campioncino, lo proverò. Ha una bellissima colorazione, adesso vedrò se riesco a utilizzarlo sul viso, perché comunque è praticamente uno champagne, se è troppo per il mio viso posso utilizzarlo sugli occhi anche come base ombretto, come ombretto liquido, però molto molto bello come colore. E poi gli ultimi due campioncini sono due rossetti, uno è il Power Matte Lip Pigment di NARS, ha 2 ml di prodotto all'interno. Questa è la colorazione American Woman e ha 24 mesi di PAO. E avete proprio il packaging esterno tutto in velluttino, davvero davvero carino. È un rossetto liquido fatto così con la scritta NARS, molto molto bello. Non ho in questo caso nessun prodotto per le labbra di NARS, ho solo delle palettine. Lo scovolino è davvero molto molto piccolo, è un po' appuntito, è un rossetto abbastanza liquido comunque, pensavo fosse molto più denso. Come colorazione è davvero bella. È a metà secondo me tra un marroncino e un rosato. È abbastanza calda come colorazione e va benissimo secondo me per questo periodo, ma è di quei colori che potete utilizzare tutto l'anno. E l'ultimo campioncino non è un prodotto per le labbra, convinta che fosse prodotto per le labbra, invece è un mascara, è di Anastasia ed è Lash Brag. Anche questo è un mascara volumizzante. All'interno ci sono 2,5 ml di prodotto. Ha 6 mesi di PAO ed è made in Italy. Comunque il packaging è fatto così, anche in questo caso riprende tantissimo il packaging, diciamo, di quello originale, o meglio, i mid size. È fatto così, quindi è molto molto piccolo. Anche in questo caso non sono un setto in silicone. È molto simile, secondo me, al Better Than Sex di Too Faced. L'unica cosa è che questo non è proprio A8 come scovolino. Quello di Too Faced è molto più marcato e al centro le setole sono ancora più piccole. Però, secondo me, gli assomiglia tantissimo. Vedrò come mi trovo, quello è il mio mascara preferito. Ormai si è praticamente asciugato, il rossetto comunque fatto così è molto molto bello.
mi piace, di quelle che si asciugano, non si asciugano subito perché sono passati quei 2-3 minuti, è ancora leggermente, diciamo, bagnato. Fatemi sapere se voi avete acquistato la palette di Urban Decay, se la volete acquistare, se l'avete già provata e se avete mai provato in full size qualcuno di questi prodotti, se volete consigliarmi Fresh come brand, se volete consigliarmi qualcosa, se voi avete mai acquistato o da Sephora ve l'hanno regalato così tanto campioncini. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!